Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Bene, oggi vediamo un po', ecco, sono le 7, mancano 3 minuti, tra 3 minuti inizio e non mi fermo più. Allora, mancano 2 minuti. Mancano 2 minuti. Normalmente un oro cantato richiedono perlomeno 3 persone che suonano il tamburo batà. Questo è l'IA, cioè i totele e o concolo, che sono medio e più piccolo. E io sono un endorser di batà artigianali, Kaon tambor, ma chiaramente in questo momento dovendo... sto sintetizzando una cosa che tradizionalmente non si fa, cioè non si fa che la puon faccia pure il coro, non si fa che mi suono la clave col piede e con l'altro piede mi porto un bacio, è una cosa che non si fanno tradizionalmente, non si fa che chi canta suona pure. Per cui chiaramente assisterete a una sintesi di tutto questo. Ditemi se il rosso ti dona, Lorenzo Gasperoni. grazie. E il colore di Cavo Cabiosile Ciangò. Io sono coronato alla regla de Ocha e sono un uomo alagna. E quindi giurato al tamburo e sono un babalao, quindi come dire, sto in queste 3 regole, la Ocha, Agna e Ifa. Il percorso vuole essere abbastanza
pretenzioso perché vi devo portare per 22 capitoli, quindi non posso troppo né rispondere alle domande, cioè, almeno adesso. Dunque, vi leggo insomma quello che mi ero proposto di dirvi. Ok, la cosmogonia Yoruba, l'oro cantato è il momento di condivisione devozionale. Il religioso in questo caso balla, canta, batte le mani in battere o può fare la clava. Incita chiaramente la danza, la devozione qui espressa attraverso la danza. Quando c'è un tambor di fondamento che suona, cioè tre bata che suonano, questa azione musicale si chiama ebbo, viene fatta per ristabilire profondamente delle energie. Ok, l'oru cantato, volgarmente chiamato così, ma è anche chiamato ibambalo o earalla, che vuol dire ho suonato in un cortile o all'aperto, proprio a differenza dell'oru de ibodu, che sarebbe un oru significa sequenza, saluti a tutte le forze, almeno quelle principali della natura. Dovete immaginare che c'è una sorta di tripartizione di una altissima divinità che corrisponde al nostro Dio, diciamo, cattolico cristiano, e Olofi, Olorum, che è il sole, Olodumare, è tutto il creato. Ci sono poi degli Orisha, cioè delle divinità maggiori. Una di queste è appunto Agna, quella che motiva il percussionista giurato al tamburo batà. Agna viene consacrato dentro un tamburo batà. Questi che voi vedete non sono tamburi consacrati. Il tamburo consacrato non può fare spettacoli, non può fare show, non può essere preso così casualmente. E questo che vedete è un tamburo a vericola, questo viene dall'Africa. Un'altra divinità maggiore rappresentata da una divinità molto importante, Osain, perché la pulsazione cosmica, Agna, arriva sulla Terra attraverso Osain. Osain è tutta la natura. E nel tamburo Bata, che ha molto probabilmente origini egiziane, come praticamente tutto il culto Yoruba, fa in modo che questa pulsazione cosmica arriva sulla Terra. Se ne occupa Osain. Osain è la natura e l'aspetto magico preminente. E attraverso il suono dei tamburi batà, tutto questo fa in modo di... e sarebbe la voce di Olofi sulla Terra. Si inizia sempre da Elegua è un santo poderoso. Una sua emanazione è Echu. Quando Olodumare creò tutto, Echu guardò tutto, diciamo, una sorta di elenco simbolico. E vide che c'era una presenza che non aveva creato lui. Si presentò. Ma tu chi sei? Sono Echu. E che? E io non t'ho creato. Echu rispose: io ci sono sempre stato. Echu è
pretesto è proprio il fondamento attorno al quale si formano tutte le nostre, si è formata la nostra coscienza. Per cui ecco perché non a caso risiede nella terza vertebra qui dietro, che è dove si esercitano tutte le funzioni vitali. Echu è il dispensatore della c'è, della magia. E senza magia, come si dice a Napoli, non si canta una messa. Non è che, come, insomma, come nella nostra musica corrente, che uno suona perché un po' si esercita da casa, sale su un palco, via e suona. In queste dimensioni suonare è sapere che cosa vuol dire attivare la dimensione magica. Perché la magia è un quinto elemento. Esiste l'aria, esiste il fuoco, esiste la terra, l'acqua. In questa croce immaginaria c'è un quinto elemento che si chiama etere. L'etere è esattamente. Mi è saltata una cosa all'occhio. Etere è l'elemento magico per eccellenza. E l'egua si occupa di questa connessione. Per cui Elegua apre e chiude ogni cammino. Ace moyu palorisa moyu pao. Per cui apre il cammino, segue Ogun, che è la determinazione di questa scintilla vitale nella materia. Ogun è il principio della materia. E la materia, il lavoro, è il battesimo che abbiamo nell'utero materno quando nasciamo, moriamo a un mondo per nascere un altro. Ogun è la legge della materia. Marivo ye ye ye, Marivo ye ye ye, Ogunacho alla guede oge. Marivo ye ye ye, Ogunacho alla guede oge. E Ogunde are.
Ociosi invece è l'oriccia successivo. Ociosi è il cacciatore, la legge necessaria all'evoluzione, proprio, la mediazione tra l'animale e l'uomo, e il patrono dei carcerati, perché chiaramente la legge non può essere infranta. Ed è un oriccia fondamentale proprio per il senso della legge nella nostra vita. Chiaramente si riferisce alla legge interna, che poi chiaramente dopo necessariamente viene anche istituzionalizzata, questo concetto. Ocio si aiuta alla malaude, ocio si aiuta alla malaude. Ha un trattato fortissimo con Oke. Oke è il cammino, la montagna, e per cui c'è un canto di Ociosi, questo toke, questo canto che sentirete adesso, molte volte è insito in Ociosi. C'è Ode e c'è Oke. Ode è esattamente la caccia, Oke è rappresentato, come ho detto prima, dal cammino. In ballo che ho lo che ho guara guara o oh, in ballo che ho lo che ho guara guara o oh, in ballo che ho lo che ho guara oh, in ballo che ho lo che ho guara guara o oh, in ballo che ho lo che ho guara I bara o de mata I bara o de mata I bara o de mata I bara
segue un'altra divinità molto, sono tutte divinità importanti, perché mi sentirete dire importante sempre. Inle è il significato della vita, è la memoria, è il pesce, è sincretizzato col nostro arcangelo San Raffaele, è il medico. Non ha una buona relazione con i tamburi, in che senso? Che lui sublima proprio la possibilità di godersi la danza, perché un chirurgo, adesso questo è un racconto simbolico, un chirurgo non può perdere il proprio centro, nel senso deve pensare a fare un'operazione, deve rimanere a contatto con quello che sta facendo. Nell'oro secco questa cosa, nell'oro dei Boudou, quando c'è Inle, è la prima volta che viene espresso un ritmo dispari. In Africa il ritmo dispari è sinonimo di evitare, eludere la profondità. Per cui, che è esattamente come funziona da noi in Oriente, eccetera, in Europa addirittura erroneamente si pensa che se uno fa un ritmo dispari è più figo, e invece in Africa è tutto il contrario. Questo è il canto. E Inle, 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 ai ai ai, Inle, e Inle, 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 ai ai ai, Inle, Inle, che le, alla do che le, Inle che la fo mio, alla do che le, Inle che le, alla do che le, Inle che la fo mio, alla do che le. L'orisha che segue è Orisha Oko, il patrono dell'agricoltura, delle lunazioni, proprio la relazione dell'influenza lunare sulla fertilità della terra. Questo orisha ha degli enormi testicoli, e per cui è come se accumulasse fertilità e la dedica al processo agricolo. E tutte le volte che c'è la luna piena in questi giorni, si pensa immediatamente a Orisha Oko. Orisha Oko ogun feye we tanimo wimu orimari wo. Orisha Oko ogun feye we tanimo wimu orimari wo. Onde biya yo biya la oke mo de ya mala biyo ni shango mo de ya komata biya la oke mo de yo ane yo mo de yo ane yo mo de yo ane yo mo de yo ane yo. Rispondo a Gilson, perché in effetti nel candomblé brasiliano Xangô è il patrono della giustizia, mentre nella cosmogonia Yoruba afrocubana è Ochosi.
Sì, c'è questa differenza, Gilson, sì. Fondamentale Babaluaye è il re di due terre. In pratica lui era affetto da una gravissima malattia terminale e guarisce, risorge dalle proprie ceneri. Babaluaye rappresenta il risorgere da dove uno darebbe per spacciato qualsiasi cosa. È proprio la rigenerazione del processo vitale. È il re di due terre perché lo davano per spacciato, lo cacciarono dal regno Yoruba a quello Arara. Nel regno Arara lui risorse, riuscì a guarire e a non morire, fu fatto re. Quando tornò nel regno Yoruba fu fatto un'altra volta re e quindi detiene proprio questa grandissima importanza. Infatti nell'oru cantato, ma soprattutto suonato, viene suonato per due volte, con due ritmi diversi. Il primo era Ra, il secondo Yoruba. Il primo è questo. O bianco ta. Osain è il momento di Osain. Osain è il patrono di tutta la natura, è il curandero, è colui che conosce tutti i segreti delle piante. Non potrebbe esistere nella regola di Agna né quella della Ocha né Ifa senza le piante, senza la magia delle piante. E lui infatti, come dire, nella mitologia si monta la testa e Olofi gli lancia un fulmine e lui c'ha metà parte del corpo, diciamo come se fosse poliomielitico, perché l'effetto del fulmine lo ha inibito, per fargli rendere conto che lui in realtà voleva prendere il posto di Olofi. E Osain è proprio quello che fondamenta il tamburo Bata. Kuru kuru vete ayo mari pole ye ye mari kuru kuru vete ayo mari pole ye ye mari kuru kuru vete ayo mari pole ye ye mari kuru kuru vete ayo mari pole ye ye mari kuru kuru vete ayo mari pole ye ye we ala mo fia o tiwi tiwi o sai kokoro kokoro tiwi tiwi ala mo fia o tiwi tiwi o sai kokoro kokoro kiwi tiwi ala mo fia o tiwi tiwi o sai kokoro kokoro kiwi ala mo fia o tiwi tiwi o sai kokoro kokoro amora lo fie amora la la amora lo fie amora la la atatara mata o
un altro seguiamo. Oghe è il mondo degli animali, al quale noi dobbiamo essere estremamente grati. Coricotto milotto, coricewe milotto, coricotto milotto, coricewe milotto, corio e ambo, corio e ambo, elitalopo e ambo, coricalobo e laio, corio e ambo, corio. Alla malade, oge, alla malade, oge, alla malade, oge, Dio bambala, quengue, Dio bambala, quengue, Dio bambala, quengue, para. Abongori, oge, abongori, oge, abongori, oge, abongori, oge, abongori, oge. È troppo bello, ci starei tutta la vita proprio. Dada. È stato un sovrano Yoruba molto, molto attento alla dimensione del femminile. Lui è infatti il patrono di tutte le parti orienti, è il patrono dei giardini e dei nascituri. Da da, omo lo bonita da omo lo bello. Omi dada maso kuma, omi yeye maso kuma, jebe jebe, dada maso kuma, dada, omo lobo ni tata omo lubeyo, dada, omo lobo tata omo, dada maso kuma, dada maso kuma, ero ada jebe lona, famila oka sumeye. Chepe luna, a mi lao caso me para, o mi lana o mi lo, dada cheo, o mi lana o mi lo, dada o cheo, o mi lana o mi lo, dada cheo, o mi lana o mi lo. I bei è la successiva, successivo oriccia. I bei sono i gemelli divini. Nella mitologia Yoruba sono i figli di Changu, si divertono moltissimo ma hanno molti poteri magici, rappresentano il principio polare ermetico, cioè yin e yang, il caldo e il freddo, e sono chiaramente hanno un trattato molto forte con i tamburi in quanto sono figli di Changu. Beila, bei bei la are mu yare. Beila, bei bei. Beila, bei bei la are mu yare. Beila, bei bei la are mu yare. Beila o mo edu. Adesso voi mamma che io le diastirei. Agayu è l'oriccia che segue.
Agaiu è l'energia che muove il mondo, è il traghettatore, è il vulcano ed è il padre di Chang'e. È un orisha di fuoco anch'esse. Agaiu Cholaniu, Agaiu Cholaniu, Iasela, Iasela. Segue Chang'e, Cavo Cabiosile. Modu buegna, che significa grazie agna. Chang'e è il patrono dei tamburi, del canto e della danza, un guerriero spirituale. Ha i colori bianco, rosso e bianco. E lui è il fulmine, lui è simbolicamente il fulmine, feconda la terra, è la virilità per eccellenza, è il re della religione ed è stato realmente una persona, cioè è una persona che è realmente esistita, il quarto re di Oyo, che è uno stato della Nigeria, appunto della cultura Yoruba. Aspetta che si sta mosciando una cosa. Obatala ha il colore bianco, è il patrono di tutti i nostri pensieri ed è il creatore del genere umano. Abafururu erereo o canene lerio. Stefano, grazie a te. Eleri pao passi passau. Ehi forere basi pavo e lua ye agua loro ye agua loro e lenzuka e lua ye mi moseo e lua ye mi papa e lua ye mi no sebo. Odua, Odua è il progenitore di tutta la tradizione, di tutta la etnia Yoruba. Si dice, chi dice che era una donna, chi dice che invece era un sovrano, comunque proveniva dall'Egitto.
dall'Egitto ha traslato tutta la sua cultura e tutta la sua conoscenza a Ileife, dove si dice nella cosmogonia Yoruba che è nata da lì tutta la terra, che Olofi e Olodumare Olorum, Olodumare abbia creato il mondo da Ileife, dalla città sacra della Nigeria. E Odua è il sottosuolo, è la roccia ed è il primo personaggio politico emblematico della cultura Yoruba. La felicità coniugale, che è un valore molto molto importante in tutta la etica che sia mai esistita, e in realtà è anche la patrona della educazione, e simbolicamente è il lago che contiene. Lei appartiene anche è una delle tre Orisha che si occupano del regno dei morti, ed è proprio il terreno che contiene la bara del morto o il morto. Oba. Aisa, Aisa lo balore, Aisa lo balore, Aisa. Aya o si ele ku ele o mba o mba ti o pa o mba o binde o ka mba aya o si ele ku ti a lo pa o mba ti a lo pa o mba o binde o ka mba aya o si ele ku ti a lo pa Tambor.
No, sto suonando sul tuo batà di legno perché sta assemblato con gli altri due che insomma, mi aiutavamo nella memoria. Gerardo Palumbo è il dueño della marca Tambor di Tumbador. Io sono sponsor della Tambor e della Season Percussion della Tumbador, che poi vedrete in questo momento questo batà in Africa. Iwa è la decomposizione cadaverica. Può sembrare una cosa macabra, ma in realtà è una funzione che nella materia avviene. Iwa è un orisha che esprime la sua massima austerità, preferisce stare da sola, ed rappresenta la integrità morale. È una vergine, non so se, cioè, in realtà, vergine moralmente. È un'orisha molto intensa. Awa konfe awa silore, awa konfe awa silore, awa konfe awa silote, iwa konfe awa silore, awa konfe awa silote, iwa konfe awa silote, awa konfe awa silote, iwa konfe awa È una divinità guerriera, è la divinità del vento, del lampo, dell'arcobaleno, della pioggia. È la dueña del cimitero. Mentre chiaramente Oba è il terreno del cimitero, Iowa è la decomposizione cadaverica. Oya è proprio la patrona del perimetro del cimitero. Si finirebbe mai vabbè, però io vi devo presentare tutte e 22, tutta questa diretta, perlomeno sentite il profumo. Olokun è la forza di gravità, è il centro della terra, è la sirena, è il mistero femminile, quello più profondo, quello che sfugge all'intelletto umano, che pare che sia l'aspetto femminile che non che
che non si è sottomesso alla idea cattolica della donna che deve nascere dalla costola di Adamo, no? Disse Locum, no, Partenope, io sono uguale a lui. Anzi, sai che c'è? Mo me ne vado al centro della terra. Olorum è il sole. Olocum è il centro della terra. Il centro della terra, per noi percussionisti, rappresenta come dire, la relazione con tutta la legge della forza di gravità e tutto il senso della cultura afrocentrica. E chiaramente si arriva a questo. Si capisce perfettamente con la pratica del tamburo batà. Ma deve essere uno bravo però, a trasmettervelo. Yaman. Sawade la deo locum, sawade la deo mio. Che ci sono delle suite meravigliose, ma non ce la facciamo. Iemaya, la madre di tutti i pesci, la patrona del mare, ha una sua sorella, Maieleu, che si occupa dell'abisso marino. E la grande madre, proprio il simbolo della grande madre. La dea della bellezza, dell'amore, della ricchezza, dei soldi, dei gioielli, delle sorgenti, di fiumi. È proprio miele, miele, miele. Iamile, odo. Iamile. Odo, ia bumbu ace, ia mi salama boe. Oh.
pace. Ia mi salama pure. Un pace. Ia mi salama pure. Ia mi ne. Chiminie awaka mai koko awaka mai koko awaka mai koko awaka mai koko ya lo da pete bio lumila awaka mai koko o chiminie o chiminie. Alota pete bioru mila awaka mai koko. Sente proprio la sua dolcezza, l'oriscia che chiude e che saluta. E Orumilla è il patrono della intelligenza, è il patrono della divinazione di Ifa, che è la letteratura, è tra le letterature religiose tra le più estese al mondo, perché ha scelto di essere un patrimonio orale per salvaguardare, perché chiaramente c'era un'altissima conoscenza dei segreti della natura. Infatti Awo, il sacerdote di Orumilla, è il padre dei segreti della vita, che chiaramente che si usano a fin di bene, a fin di evoluzione, di salute, luce. Yoko bio obi ayara wo yoko io. Baby, baby.
Così finisce un oru cantato e c'è chiaramente l'oru cantato è la sequenza che doverosamente saluta, si chiama anche Uemillere, che saluta tutti gli Orisha. Chiaramente ci sono i canti e i tocchi specifici, c'è Oru dei Budu, c'è El Sirri. Adesso, per salutarvi, vediamo che cosa con che cosa vi posso salutare. Proprio col Sirri. Eleire un coro, coro eleire. E l'Eguà chiaramente apre e chiude la cerimonia, ma l'Eguà, come avete visto, insomma, avete intuito, si tira dentro anche Olokun, perché Olokun chiaramente è il centro della terra. Yo, Babel.
Acebo, aceto, acebima, ace... Arigumbabawa. Questo è proprio il... quando si chiude tutta la festa. Acebo, aceto, acebima, ace arigumbabawa. Qua si chiude la porta e il tambur bata non può più suonare. Ha chiuso. Grazie e spero di rivedervi presto. E io chiaramente per poter suonare eccetera eccetera non ho dato ascolto, non ho potuto leggere tutto quello che... un bel percorso e tutto è connesso. Sì, ha quella risonante Carla, e tutto è connesso per forza, perché ogni pratica che è grata alle forze della natura, per forza i conti devono tornare nel senso più profondo del termine. È assolutamente tutto connesso. La migliore sintesi di oro cantato. Pasquale Giannetta, sei molto bravo. Questa è una sintesi, diciamo, come si dice a Napoli, appezzuttate, cioè nel senso che c'era bisogno di un appuo, un cantante, un coro, perlomeno tre o mo alagna a suonare, allora, e persone che ballano per devozione, allora tu hai realmente una cognizione di che cosa è. Chiaramente c'è tutto quello che si muove intorno al tamburo batà e una, alla afrocubania. È una realtà sincretica. Io afrocubania è un termine inventato da me, perché noi afrocubano, afrocubania, perché afrocubania tamumba, poi è ancora peggio perché è proprio mischiato con partenope, quindi fermati. Afrocubania presuppone il sincretismo, perché è così che è successo. Oddua era egiziano, arriva in un territorio molto lontano, Oyo, in Nigeria, e crea un'altra stirpe. E dalla tratta schiavista, dall'Africa, sono stati deportati a Cuba, Yoruba, Abakwa, Bantu, Arara. E c'è la provincia... Yoruba non era una provincia, era un regno, un impero vero e proprio. Quindi tutte queste conoscenze sono riuscite a confluire a Cuba. Era così come da noi che ne so, il patrono San Giovanni a Teduccio, perché? Perché San Giorgio a Cremano, perché in realtà tutte le persone erano devote solo a quel santo, eccetera eccetera. Poi è diventato, e in Africa in realtà è ancora praticamente così, cioè c'è la divinità patrona di tutta una zona, e a Cuba invece si è creato il sincretismo, si è creata la Ocha, si è creata il pantheon di deità. Quindi, come dire, io sono, cioè incarno il sincretismo. Incarno una persona che compatta, che integra tutta questa cultura, e ci si sforza di farlo, e chiaramente va integrata con quello che si è. Io sono napoletano e sono assolutamente fiero perché questa terra mi ha parlato, così come tutte queste tradizioni afrocubane mi hanno profondamente parlato. E quindi sono estremamente felice di ballare, di cantare, di suonare, perché questa è pratica religiosa che aiuta e che connette. Il tamburo è una cosa estremamente seria nella sua immediatezza. Il tamburo ovviamente prevede... Questo è una Seasoned Percussion.
sono talmente entusiasta che proprio che cioè, dovrei no, è giusto contenere. Anzi, speriamo che si aprano presto queste che si rimetta tutta la situazione in sesto, perché il musicista necessita della sua dignità, della sua tutela, e persone che dedicano tutto se stessi da 40 anni, da 50 anni, 60 anni, da tutta una vita. E è come dire, la giustizia comunitaria è che si raggiunga un rispetto di tutte le competenze. E danza, canto, e tamburo, e sono le cose più belle dell'universo. Vi saluto e vi ringrazio. Era a cura del Drum Beat Collective. La prossima, chiaramente ringrazio Peppe Sannino, ringrazio Gilson Silveira, Marco Fadda, Lorenzo Gasperoni. Lorenzo Gasperoni mi ha assistito fino all'ultimo. In realtà a me è venuto in mente che ho già fatto una diretta Facebook attraverso la pagina di c'è un nome strano, aspetta, Bandarotta di Bagnoli, e di mio amico Gianluca Salerno, e disperato, cioè mi sono come dire, ho comprato la possibilità di Zoom, metto qua, e mi dice Lorenzo, giustamente dice, Gioà, ma se siamo a pochi minuti, fai una cosa, prova, accendi il telefonino e buonanotte, perché lo smartphone pare che funzioni molto meglio di un computer normale. Insomma, alla fine questa cosa è stata possibile. Io vi ringrazio. Acepo, aceto, acepi ma ace ariku babawa. Ikunlo, arunlo. Acepo, acepo, acepi ma ace ariku babawa. Ofo unlo, eyo unlo. Acepo, aceto, acepi ma ace ariku babawa. Ofo unlo, eyo unlo, ikunlo. Acepo, aceto, acepi. Cioè, praticamente vuol dire che noi, affinché possiamo passare la nostra crescita in salute, allontanando la morte, allontanando tutte le cose spiacevoli, allontanando la malattia, e che gioia e tanto amore sia. Ma veramente, è una cosa molto complessa. Bene, bene, bene. Che meraviglia. La musica. Grazie e arrivederci.